Venezia toccherà un minimo storico ed è la prima volta che accade. I vecchi resistono finché muoiono, poi vendono. È un paese. È diventato un paese. Venezia diventa come Pompei. Venezia, sì. Devi Venezia, ti arrai. Noi andiamo. No, andiamo a Venezia perché è un paese tutta una rovina, purtroppo. Era il 2009 quando fu celebrato il funerale di Venezia. All'epoca la città era scesa sotto i 60.000 abitanti. Ormai è questione di giorni. Entro Ferragosto, forse prima, i residenti saranno meno di 50.000. Quanta nostalgia, quanta amarezza nei cartelli appesi sui muri della città, ai balconi delle case. Da 15 anni penso che dei veneziani non ne sia più qua a Venezia. Il conto alla rovescia è inesorabile. 50.010 indica il bollettino quotidiano dei residenti, per la maggior parte anziani. Chi muore, chi viene sfrattato, chi non ce la fa più a sostenere il costo della vita qui e si trasferisce a Mestre. Ci sono vari motivi perché la gente se ne va, è cominciato negli anni 50 e poi il turismo di massa ha dato il colpo di grazia negli ultimi decenni. Nel 1951 Venezia contava 175.000 abitanti. Resta una grande città unica con le sue meraviglie e la sua storia straordinaria. Oggi, parco tematico Disneyland Lagunare, museo a cielo aperto, con le calli, i campi, i campielli invasi in ogni stagione da folle di turisti. Canareggio, una delle poche zone della città dove i veneziani resistono con fatica, sacrifici, ma decisi, chissà ancora per quanto, a non mollare. Fra poco mi metterà due cancelli all'inizio del piazzale Roma e si pagherà il vitto. Ci sono tante case libere del comune, dell'arte, me lo so, sono chiuse da anni. Poteri a far mandare i veneziani, scusa, i veneziani, una ecco, no, restano chiuse. Che l'attività fisica facesse bene alla nostra salute.